Buonasera amici, scusate ma c'è stato un piccolo problema tecnico, è la mia prima volta, perciò mi dovete scusare. C'era una cosa che pensavo bisognasse pianificare, ma ho errato. Bene, buonasera a tutti, ben ritrovati. Questa è la prima delle 9 puntate che noi faremo qui allo sciamanesimo del continente europeo. Ringrazio ancora Enrico Ballantini per avermi dato la possibilità di poter avere un piccolo spazio qui su Focus 3.0, il mistero della vita. Ringrazio la mia carissima amica Anna Tamburini Torre, anche lei che mi ha presentato nel suo salotto di Anna qualche giorno fa e mi ha dato la possibilità anche lei di poter mettermi in contatto con voi tramite appunto Focus 3.0. Ringrazio tutte le persone che sono presenti questa sera alla trasmissione. Mi collego solo un attimo per vedere. Ecco qui, non so se mi vedete, datemi un indizio. Buonasera, mi vedete? Mi sentite bene? Mi potete dare indicazioni se è tutto ok, se è tutto a posto? Così partiamo. Mi date un cenno, buonasera a tutti. Ciao Cal, vi vedo. Mi dite se sentite tutti, me lo potete scrivere in chat gentilmente? Grazie. Tutto ok, perfetto, partiamo. Allora, come sapete io non amo fare le cose al chiuso e sono all'aperto, sta piovendo. Sentite probabilmente il rumore dell'acqua e dietro di me c'è un piccolo fuoco che ovviamente sotto l'acqua si sta quasi spegnendo, perciò questi due elementi per me sono fondamentali. E come primo appuntamento mi sembrava giusto che ci accompagnasse. Bene, in questa rubrica noi ovviamente tratteremo quello che consideriamo lo sciamanesimo del continente europeo. Scusate un attimo, l'ultima cosa da mettere a posto e poi sarò tutto vostro. Ecco qua, sciamanesimo del continente europeo. Abbiamo suddiviso queste 9 puntate. Questa prima puntata tratterà appunto una delle cose fondamentali, la scelta di essere uno sciamano, perciò la visione dello sciamano. Bene, noi dobbiamo immaginare che qui in Occidente ormai ci siamo distaccati da questa realtà, a parte qualche territorio dove ancora è presente questo modo di vivere, quel modo di approcciarsi alla natura e al mondo, ed è appunto i paesi del Nord Europa. In Occidente è come se noi fossimo staccati da questa realtà, nel senso che le realtà che ancora condividono questo tipo di vita, questo tipo di filosofia, e lo sciamanesimo in questo caso, sono l'America Latina, come già sapete, gli aborigeni australiani che hanno un contatto con la terra ancora estremamente vivido e con le forze della natura che li circondano. Purtroppo noi qui in Occidente abbiamo la visione siamo molto legati alla ricchezza materiale, a tutto quello che ci circonda, all'apparenza, all'apparire, al vedere praticamente quello che noi siamo. E nello sciamanesimo non c'è questo modo di vedere, nel senso che le persone prima di tutto devono cercare di spogliarsi di tutta una serie di elementi, di tutta una serie di
di situazioni anche personali. Noi abbiamo in qualche modo rinnegato tutta una serie di legami con la natura, con l'ambiente circostante, dimenticandoci una cosa in particolare, che noi facciamo parte della natura, che noi facciamo parte di tutto quello che ci circonda. Non siamo slegati, ma abbiamo praticamente strutturato tutta la nostra esistenza, tutta la nostra vita legata molto alla materialità. Bene, credo che chi vuole intraprendere questa strada deve prima fare i conti con se stesso, decidere del perché vuole fare lo sciamano, cosa sente, qual è la spinta propulsiva che vuole fargli intraprendere questa strada. Anche se viviamo in questo tempo, anche se noi siamo legati a questo ambiente, c'è da dire che la tecnologia ci ha in qualche modo messo dei filtri davanti alle nostre percezioni. Infatti credo che una delle prime cose che noi dovremmo fare per intraprendere questa via, per intraprendere questo nostro sentiero, se decidiamo e siamo convinti di farlo, diventare una sorta di custodi dell'ambiente, custodi della terra, visto che apparteniamo a questo ambiente, apparteniamo a questo pianeta. La realtà sciamanica deve assolutamente intraprendere una via di protezione dell'ambiente dove viviamo. Ovviamente quando si intraprende la via sciamanica uno deve anche pensare quale vuole essere la propria realizzazione, cioè perché sceglie la via sciamanica, perché c'è stato un momento della sua esistenza molto particolare, sono accadute delle cose. Stavo guardando un attimo la chat, salve a tutti quelli che sono arrivati adesso. Sto riflettendo su quello che vi devo dire, sulle parole che possono farvi comprendere la vera natura dello sciamano. Bisogna vivere consciamente, bisogna prima di tutto farsi delle domande e, come vi ho detto prima, del perché uno fa questo tipo di scelta, ma deve anche affrontare le proprie paure. Lo sciamanesimo è una di quelle discipline dove, se non ti conosci bene, se non sai quali possono essere i tuoi limiti, credo che non sia la strada giusta che le persone devono intraprendere. C'è una sorta di risveglio che le persone devono fare dentro di sé. Noi siamo abituati a non essere disciplinati nel fare le cose. Non abbiamo la costanza. Scusatemi. Non abbiamo la costanza. Molto spesso non abbiamo l'attitudine di fare una meditazione costante. Ci sono delle abilità che noi abbiamo, ma che dobbiamo sviluppare. Una di queste, in particolare, che chi intraprende la via sciamanica, devono essere l'espansione dei sensi. Il poter percepire nuovamente con l'udito, il poter percepire con gli occhi, con il proprio tatto, sono delle abilità che vanno sviluppate. Se ci fate caso, se durante l'arco della giornata voi fate delle cose ripetitive, tipo prendere il telefonino, tipo prendere una tazza con del tè dentro, sorseggiarla,
quando mangiate, quando mettete il cibo in bocca, quando ascoltate della musica, vi siete mai soffermati su l'aspetto della vostra sensibilità tattile e del cibo che mettete in bocca? Fate attenzione, quando mettete un pezzo di verdura, lo masticate e lo inghiottite, ma non date la giusta percezione quando lo assaporate. Ci sono delle cose che facciamo in automatico e abbiamo perso la percezione dell'ascolto del nostro corpo. E nello sciamanesimo questa è una capacità essenziale, quella di percepire con i nostri sensi quello che ci sta intorno. E allora dobbiamo esercitarci in questo. Come affrontare i problemi? Una delle cose che sto facendo in questo momento e che voi magari non riuscite a vedere, ma sentite, e questo è uno dei primi insegnamenti che mi è stato dato, è affrontare l'ambiente naturale. Sta piovendo, è vero, mi sono messo un ombrello sopra, però io sono fuori, c'è una temperatura di circa 8 gradi. Ho voluto comunque fare questa cosa all'aperto perché io mi devo abituare a situazioni che non posso controllare, ma che devo saper gestire. E questa è una cosa che le persone devono imparare. Infatti raccontavo nella prima puntata che molto spesso nei miei seminari si vivono delle situazioni estreme, non da corso di sopravvivenza, ma perché bisogna abituare i propri sensi a essere sviluppati, a far sì che abbiate la capacità di affrontare una serie di cose. Noi abbiamo perso tantissime abilità. Abbiamo perso l'abilità del camminare a lungo, perché noi siamo diventati stanziali. Una volta praticamente eravamo popoli migratori, eravamo sempre in movimento. E questo ci dava la possibilità di imparare a percepire tutta una serie di situazioni che ci stavano intorno, gli odori, percepire se c'era un passaggio di animali o se in lontananza c'era un cadavere. Tutte queste sensibilità noi le abbiamo completamente perse, specialmente vivendo in città. Una delle cose che io ho fatto è stata quella di volontariamente andare in una situazione, vivere in un bosco dove io posso avere la capacità di sviluppare questi sensi, di stare in mezzo alla natura. Per esempio adesso sta piovendo, la terra, l'erba intorno a me stanno emanando degli odori molto forti, e questo mi fa capire che l'ambiente che ho intorno sta diventando umido, che c'è tanta acqua nell'aria, c'è umidità nell'aria, tanta acqua che sta venendo giù, anche se dietro di me c'è questo piccolo fuoco che ormai si sta spegnendo perché ovviamente piove. Ecco, queste sono tutta una serie di situazioni che nello sciamanesimo vanno certamente affrontate. Non che non si possa vivere la comodità, però affrontare il clima che non siamo abituati più ad affrontare, per esempio quando fa troppo caldo andiamo all'ombra, ma la pioggia cerchiamo immediatamente di ripararci, quando nevica cerchiamo immediatamente di ripararci, non faremo mai un bagno in un torrente freddo perché abbiamo paura di ammalarci, perciò anche il nostro organismo ormai si è abituato su una sorta di binario per evitare l'eccesso, e questo ovviamente crea tutta una serie di abilità sopite che non ci fanno affrontare anche la vita di tutti i giorni. Se noi siamo abituati a non vivere un ambiente estremo, ecco, tipo la pioggia, stare all'aperto e bagnarsi tutto, come si può immaginare di affrontare dei problemi nella vita? C'è un esercizio molto particolare che
viene fatto durante il periodo di iniziazione al percorso sciamanico è quello della caverna, come vi raccontavo già. E questo serve anche per affinare i sensi, perché se sei all'interno di una caverna devi aumentare le tue percezioni, devi aumentare il tuo sentire, la tua vista, ovviamente dopo un po' che è al buio comincia a intravedere delle sagome, a intravedere delle ombre. E questo vi fa capire che c'è uno sviluppo dei sensi all'interno di un ambiente solitamente ostile. Ovviamente vivendo in città, vivendo nelle case, noi non viviamo più questo tipo di realtà. E siamo diventati indolenti anche ad affrontare le problematiche della vita, le asperità della vita. Un rapporto interrotto, una lite familiare, la non accettazione dei nostri genitori, problemi sul lavoro, tutte queste cose qua, purtroppo, se noi continuiamo a non migliorare le nostre percezioni e non essere abituati anche ai cambi repentini, tipo fino a poco fa non pioveva, adesso piove, che faccio? Di fretta vado nello studio dove solitamente faccio le dirette, e salto tutta la pianificazione? No, ho deciso comunque di affrontare questa cosa, di stare fuori all'aperto con la pioggia. Mi sono soltanto riparato con un ombrello che ormai zuppo, infatti mi arrivano delle gocce continue addosso, però ho preferito fare così. Questo alla lunga vi dà anche la possibilità di affrontare meglio la propria vita, la propria esistenza, i problemi che vi si pongono di fronte. E con questo esercizio che viene fatto all'interno della caverna, si dà la possibilità alla persona, ovviamente, di immaginare, di vedere tutta una serie di pietre intorno a sé. E di dare ad ognuna di queste diventa una sorta di totem di una situazione che si sta vivendo, del tipo un sasso è la mia famiglia, un sasso è il mio lavoro, un'altra pietra è il rapporto che ho con gli amici e via dicendo. Ad ogni pietra, ad ogni sasso che è intorno a noi, viene dato una sorta di livello di importanza. E con queste pietre noi dovremmo creare una sorta di disegno. Ebbene, questo disegno può diventare una sorta di schema di quelle che sono le nostre priorità nella nostra esistenza, nella nostra vita. E allora questo comincia a diventare un disegno per pianificare del come far sì che l'andamento della nostra esistenza debba essere percorso. Cioè, seguo questo schema che io ho creato, ho creato delle priorità, perciò mi prendo io personalmente la responsabilità di come andranno le cose, perché decido io cosa è più importante e cosa è meno importante. E questo vi può certamente aiutare a far sì che voi abbiate un quadro più completo della nostra vita. Adesso sto leggendo, provo a leggere qualche domanda, scusate. Ok, io le faccio le camminate nel bosco e nella strada di campagna, molto bene. E ci piace la comodità, questo è vero, però poi non possiamo pensare di diventare sciamani. L'ho detto, credo, nella presentazione che ho fatto con Anna. Io non credo molto nello sciamano urbano, nel senso che purtroppo la città, e lo ribadisco, noi siamo dei mammiferi e viviamo come degli insetti, viviamo come delle termiti, viviamo in palazzi, come dei termitai. Perciò questo è dissonante, con la nostra vera natura. Va bene la comodità, però poi non si può pretendere di far collimare le due cose. Arrivo tardi, ok. A giugno, mentre camminavo nel bosco, mi sono beccata il temporale e mi sono bagnata tutta, ma sono stata benissimo.
Questi, ecco, possono essere anche degli esercizi che le persone possono fare, nel senso che non è che vanno fuori però se capita che viene il temporale all'improvviso, un po' come è successo prima, non pioveva, poi pum, all'improvviso, bam, è venuta la pioggia. Cosa fare? Mi riparo, vado dentro? No, ok, accetto e vedo di gestire la cosa. E questo è un atteggiamento e questa è una capacità ed è un'abilità che vi permette di affrontare la vita in maniera diversa. Poi, sciamanesimo dovrebbe essere insegnato a tutti i bambini nelle scuole, onde sviluppare il rispetto e la sensibilità per la natura. Sono perfettamente d'accordo con te. Ci sono... questa in assoluto è una delle cose che dovrebbe essere insegnata non soltanto sì dai bambini a scuola, ma anche a qualunque tipo di operatore, in qualunque tipo di settore. C'è da dire una cosa, anche il senso civico non viene più insegnato da tempo a scuola, da pochissimi, penso che da quest'anno nelle scuole venga reinsegnato. Avendo girato molto vari paesi, tanti paesi nel mondo, mi sono reso conto che nel nostro il senso civico è veramente di qualità molto bassa, nel senso che non ce ne frega niente di nessuno, guardiamo sempre il nostro orticello, non capendo che prima o poi saremo noi ad avere quella situazione. Mi dice 3, 2, 1, non so, mi vedete ancora? Sì, penso di sì. Datemi un cenno se mi vedete, perché ho visto apparire dei numeri sullo schermo. Ok, allora, ok, credo che sia stata Silvana Corazza che abbia scritto quella cosa di insegnare nelle scuole a sviluppare la sensibilità per la natura, e condivido assolutamente. Infatti in Danimarca, nei paesi scandinavi, fanno stare i bambini molto all'aperto, li fanno stare nel bosco, li fanno sporcare, gli fanno avere una sensibilità toccando i tronchi di legno bagnati, asciutti, la terra, e questo vi posso garantire che aumenta le percezioni, e noi questa cosa non la facciamo più. Io non so quanti delle persone che sono adesso in diretta fanno esperienze costanti nel andare in giro e andare in un bosco e cercare di percepire l'odore di un certo albero, come profumano le foglie della betulla, come profumano quelle del nocciolo, vedere, toccando il nocciolo, la sua corteccia e sentendo se è liscio, se è poroso, toccando un ontano, toccando un leccio. Questo vi aiuta a migliorare la vostra sensibilità. Gli odori sono fondamentali, specialmente se vivete in città. Dovete imparare nuovamente a migliorare le vostre percezioni. Potrei organizzare un campo dove terrai i tuoi seminari? Io lo faccio di tanto in tanto. L'ultimo che ho fatto è stato nel 2018 sull'Etna. E l'ho fatto in concomitanza della festa di Beltane. La festa di Beltane fa parte della tradizione europea, è praticamente la congiunzione tra il principio maschile e il principio femminile. Era il periodo dell'anno dove le persone si incontravano per generare la prole. Nel senso che c'è un periodo dell'anno che viene legato proprio agli accoppiamenti, scusatemi. Perciò in antichità cosa si faceva? Le persone si denudavano completamente e correvano la notte nel bosco e ovviamente ci si accoppiava non con le coppie tradizionali, con chi si era praticamente chi si era accoppiato nella vita quotidiana, e le persone che nascevano da quegli amplessi venivano chiamati i figli della tribù, i figli della terra, nel senso che venivano gestiti dalla comunità intera, erano figli benedetti, in poche parole. Diciamo che gli antichi erano molto più intelligenti, avevano capito che a volte le pulsioni sessuali sia dell'uomo che della donna potevano essere diverse e permettevano un giorno all'anno di fare questo, perciò tutti quanti erano contenti e poi riprendevano la vita normale. A noi purtroppo ci hanno in qualche modo
inibito questo senso legato alla sessualità, e ovviamente siamo diventati frustrati e viviamo delle condizioni. Una volta si tradiva meno, oggi si tradisce di più, nel senso che tutto quello che ci circonda ci ha insegnato e ci sta insegnando a fagocitare le cose con estrema velocità e non ci dà più la possibilità di metabolizzare. Poi, ecco, stavo dicendo appunto che ho organizzato questo camp sull'Etna utilizzando appunto l'energia del vulcano, perché era in attività in quel periodo, e perciò questo ha aiutato le persone che sono venute a sviluppare e a fare il loro lavoro prevalentemente legato alla sessualità. E c'erano uomini e donne, ovviamente non pensiate che ci siano state degli amplessi o cose del genere, nel senso che durante i lavori che si facevano ognuno viveva la propria esperienza sessuale con il viaggio sciamanico, e vi posso garantire che si possono fare dei lavori eccelsi utilizzando un certo tipo di energie, e in questo caso quella del vulcano. Meraviglioso tutto questo, il contatto con la natura. Io amo molto la natura, cammino sempre nella natura, osservo, sono molto connessa con gli animali, guardando le montagne, gli alberi. Che c'erano prima di me e dopo noi siamo piccoli piccoli. Sì, è vero, a volte non ci rendiamo conto di quanto siamo piccoli ma importanti, nel senso che noi comunque facciamo parte di questo ambiente. Abbiamo deciso, o qualcuno per noi ha deciso, di tagliare, di recidere questo cordone ombelicale, questa connessione energetica con l'ambiente circostante. E allora cosa fa lo sciamano? Una delle sue caratteristiche, una delle sue prerogative è quella di riconnettere le persone. Leggiamo ancora: non usare mai l'ombrello per piccoli spostamenti a piedi, condivido pienamente, mi piace il contatto con le gocce d'acqua, il profumo della terra, anche nei piccoli spazi verdi del mio paese. Io quando vado nel bosco sento gli odori e anche i suoni della natura, come il cinguettio degli uccelli, il soffio del vento, ti rilassa moltissimo. E questi sono dei piccoli esercizi che ci possono sicuramente introdurre a quella che è la via sciamanica. Ma una delle cose con cui dobbiamo fare i conti anche, e questa credo che sia dura da affrontare, è il potere, il rapporto che noi abbiamo con il potere. Nel senso che chi intraprende questa via deve abbandonare il concetto che lo sciamano, se controlla un certo tipo di forze e si mette in relazione con un certo tipo di forze, le deve utilizzare per un certo tipo di cose, non per il proprio tornaconto personale, che è assolutamente fondamentale questa cosa. Io ritengo che se acquisirete poteri di un certo tipo, non vi suggerisco di utilizzarlo contro altre persone, perché in qualche modo, lo so che è risaputo, ma in qualche modo ripaghiamo sempre in maniera amplificata quello che noi facciamo. Nel senso che le energie che noi cominciamo a manipolare non sono né buone o né cattive. Dipende l'uso che ne facciamo noi di queste cose. E purtroppo il potere, dipendentemente dalle circostanze della vita che ci si presentano di fronte, molto spesso, sai, noi ci vorremmo prendere delle soddisfazioni, allora diciamo: ma io adesso vedrai, ti faccio vedere cosa so fare. Attenzione, dico proprio attenzione. Il potere vi serve proprio per essere lasciato, abbandonato, non dovete proprio più volerlo, come dire, controllare. Se avete potere, lasciatelo lì, nel senso che deve essere una sorta di
di abbandono da parte vostra. Io so che so fare delle cose, ma le faccio solo per il bene della comunità, le faccio solo per il bene degli altri. Utilizzo questo per far sì che le persone si riconoscano, per far sì che le persone possano prendere coscienza di sé, per far sì che le persone possano cominciare a gestire meglio la propria esistenza, per far sì che le persone possano cominciare a percepire un certo tipo di forze che ci circondano e poi poter utilizzare queste forze a uso e a far sì che le persone che sono intorno a noi ne possano beneficiare. Poi, ok, non ci sono più odori. Ok, io cammino a piedi sull'asfalto sotto la pioggia. Sì, lo posso capire. No? Molto spesso vediamo delle scene di film, persone che stanno con le braccia aperte, prendono tutta la pioggia. E quanti di voi lo hanno veramente fatto? Quanti di voi? Adesso. Diciamo un po' di persone, no? Che mi state seguendo. Quante di queste persone che mi stanno seguendo hanno fatto cose di questo tipo? Possono essere una, due, tre. Perciò capite che poi affrontare un certo tipo di sentiero, un certo tipo di cose per poter intraprendere una via è un po' difficile. Allora, legato anche al potere, potremmo parlare anche di quelli che sono gli animali totemici che prima o poi noi incontreremo durante i nostri viaggi, i nostri maestri. E sappiate che queste entità, queste energie che noi cominciamo a incontrare e con cui cominciamo a interagire, anche se noi nella testa abbiamo delle risposte preconfezionate, ovviamente dal nostro intelletto, dalla nostra mente critica, i nostri maestri o gli animali totemici, quando si mettono in relazione con noi, state sicuri che la verità ve la dicono sempre. Cioè, se farete una scelta azzardata, in qualche modo vi metteranno sulla strada per capire che quella è una scelta azzardata. Ovviamente. Non faranno in modo che voi possiate fare delle cose sbagliate, nel senso che se le farete e se non vi atterrete a quelli che sono i suggerimenti o le indicazioni che vi vengono date durante i vostri viaggi, ovviamente poi siete voi che andrete incontro a delle cose non gradite al vostro modo, alle vostre aspettative. Pensa che i ragazzini che giocano a calcio sotto la pioggia sono felicissimi, poi ci sarà un perché. Certo, perché ci sono comunque delle connessioni che noi riattiviamo vivendo un certo tipo di sensazioni, stando sotto la pioggia. Non so se vi è mai capitato di vedere i bambini che nelle pozzanghere si mettono a saltellare e si schizzano tutti. O che con la terra bagnata, con il fango, se lo mettono addosso nelle mani. Capite che loro vogliono conoscere un certo tipo di sensibilità, vogliono comprendere meglio come reagisce il proprio corpo a tutta una serie di stimoli. E nello sciamanesimo questa è una prerogativa fondamentale. Cioè, sono dei principi fondanti, quello di riappropriarsi di un certo tipo di percezioni. Poi anche un altro aspetto che nello sciamanesimo è vitale, ovviamente con l'andare avanti del percorso, di quello che si intraprende, perché non possiamo dire che è un percorso che dura 2 weekend, 3 weekend, ci si mette continuamente in una condizione di evolvere di continuo, non ci si ferma mai, si affrontano sempre cose diverse.
Voi pensate, vi ho parlato prima del, vi ho parlato, scusate, la scorsa puntata del percorso druidico. Ecco, per esempio, il percorso druidico che le persone che hanno scelto di intraprenderlo, lo devono sviluppare in un numero, di anni che viene gestito a loro piacimento. Cioè non è una cosa che si fa in 4 e 4, 8, nel senso che si pianifica tutta una serie di materiale che viene dato alla persona durante l'arco di un anno, e in questo anno lui deve studiare tutta una serie di informazioni. Gli vengono date tutta una serie di informazioni che lui deve studiare, che deve memorizzare. Per esempio, nel grado bardico, il bardo era quello che era memoria della tribù, colui che cantava le saghe degli eroi, che raccontava di come le divinità si sono relazionate con la tribù, perciò era la memoria della tribù, il bardo. E voi pensate che chi intraprende questo percorso deve imparare tutta una serie di poesie a memoria, deve imparare tutta una serie di simbolismi a memoria, perché devono essere facilmente recuperabili nella testa per affrontare tutta una serie di situazioni. Perciò non è assolutamente un percorso facile, non è assolutamente un percorso che si fa in 4 e 4, 8. Oggi molto spesso, come voi sapete bene, vi sarà capitato di fare dei percorsi sciamanici che nell'arco di 2, 3, 4 weekend si impara, per esempio, il recupero dell'anima. Credo che questa sia una cosa un po' difficile da farsi in 1 o 2 weekend. Leggiamo ancora, penso che dovremmo meditare nel bosco o vicino a un corso d'acqua per unirci mentalmente con gli abitanti invisibili del luogo. Ma vedete, io parto dal presupposto, e questo sarà l'argomento che tratteremo la prossima volta, ma voglio farne soltanto un accenno, e questo non riguarda, nel senso che è una cosa fondante come quella che vi sto dicendo adesso, il conoscersi bene. L'argomento che tratteremo la prossima volta è l'orientarsi, cioè il sapere dove si è, e parleremo delle direzioni e di tutta una serie di altre cose che ci daranno la possibilità di capire l'importanza dell'orientarsi. Ci sono una cosa fondamentale che noi dovremmo comprendere, che ognuno di noi ha dentro di sé l'energia dei quattro elementi. Vi faccio un esempio e lo faccio su di me. Io sono un vergine ascendente sagittario, perciò terra e fuoco sono gli elementi fondanti del mio essere. E queste due energie sono dirompenti. Aria ed acqua sono assolutamente più sopite. Pensate voi che io non abbia dovuto affrontare, nel senso che le problematiche psico-emotive che ognuno di noi vive, nel 100% dei casi, sono legate alle carenze degli elementi che ognuno di noi vive energeticamente nel proprio corpo, nella propria anima e nel proprio spirito. Nel senso che io in passato avevo problematiche legate all'accettazione delle situazioni, nel senso che quando a me una cosa non mi piaceva, punto e basta. Cioè la praticamente tagliavo immediatamente. Nel senso che questa è rimasta la mia natura, ma ho dovuto sviluppare e far sì che si sviluppasse una caratteristica particolare dell'acqua, che è l'accettazione. La caratteristica principale dell'acqua è l'accettazione, perciò ho dovuto sviluppare con il tempo la capacità che l'acqua ha, perciò immersione nei torrenti, vivere a contatto con l'acqua, perché questo era un elemento carente. Immergersi nell'acqua freddissima dei torrenti, rotolarsi nella neve nudo, perciò far sì che l'acqua e la sensibilità e la percezione legata a questo elemento
si potessero incarnare meglio dentro di me. Così è stato anche per l'aria, nel senso che l'aria molto spesso è legata all'ispirazione delle cose, perciò alle idee che ti vengono, o magari all'essere, molto spesso si dice, ah, c'hai la testa per aria. Io non sono proprio una di quelle persone, e anche io certe volte invidio queste persone che hanno la testa tra le nuvole o hanno la testa per aria, perché molto spesso non stanno con i piedi per terra, e allora di conseguenza questo gli dà la possibilità di essere distaccati da questa realtà radicata. E lì come lavori con quell'elemento? Perciò lavori con il vento, perciò vai in luoghi dove il vento soffia molto forte, vai in luoghi molto alti, cioè in montagna, ti metti praticamente a ridosso di un burrone, proprio per cominciare a percepire il vuoto, quello che ti sta intorno. Passato ho fatto anche lanci con il paracadute, perché stare a contatto con l'aria e librarsi nell'aria, questo ti fa capire che c'è anche un senso di paura legato a un altro tipo di andamento emotivo della tua persona. Perciò, vedete, ci sono tutta una serie di legami e di connessioni che nello sciamanesimo vengono assolutamente sviluppate, che nello sciamanesimo vengono sicuramente esaltate, e che fanno sì che la persona possa riappropriarsi di tutta una serie di abilità che noi abbiamo perso o che abbiamo dimenticato o che in qualche modo ci siamo disconnessi. E questo non fa altro che darci la possibilità di riattivare tutta una serie di situazioni di questo genere, mentale e spirituale. Cosa intendi per mentale e spirituale, se vuoi scriverlo? Poi una delle altre cose fondanti di chi intraprende la via sciamanica, e questo credo che sia, non voglio metterla in cima alla lista, ma forse perché la sento io in particolare una cosa fondamentale per il mio modo di vivere lo sciamanesimo. Ed è una delle prime cose che io ho fatto quando ho intrapreso questo percorso. Creare lo spazio sacro. Lo spazio sacro ti dà la possibilità di avere un luogo dove stare in solitudine. Ecco, questa è una delle cose che non vi ho detto all'interno di questa puntata. Questo vi dà la possibilità anche di lavorare sul potere, il fatto di essere soli. Mi rendo conto che molte persone non riescono a stare soli, hanno grande disagio nel conoscersi bene. Conosco diverse persone che hanno bisogno sempre o di parlare o di avere contatto umano, perché non riescono proprio a vivere la propria solitudine con benessere, serenità e tranquillità. Io per quanto riguarda la solitudine penso di essermi, non ho fatto grossi sforzi, nel senso che avevo già probabilmente un'abitudine mia di fondo, quella, ho vissuto per molti anni da solo, volontariamente, senza una compagna, nel senso che l'ho fatto proprio come scelta, forse perché avevo intuito che dovevo in qualche modo conoscermi meglio e dovevo capire quali erano i miei limiti. Ecco, questa è una delle cose che ho intrapreso nell'immediato, crearmi uno spazio sacro, un cerchio di pietre, dove poter stare, una piccola radura, dove poter stare, dove poter incontrare i miei maestri, dove poter incontrare gli animali totem, uno spazio protetto,
perché lo spazio sacro è uno spazio protetto, nel senso che si crea un cerchio, in questo caso per me è stato un cerchio di pietre, in una piccola radura nel bosco, e lì era il luogo dove io andavo a incontrare i miei maestri. Ovviamente questo per me, sapete, il cerchio rappresenta già una sorta di elemento protettivo nei lavori che si fanno, e per me è stato fondamentale sin da subito creare questo spazio sacro. Poi ovviamente nella casa dove vivo c'è il mio altare con tutti i miei simboli, con tutte le mie cose a cui io tengo, dove faccio le offerte in maniera costante, e quello è un altro spazio sacro che per me è inviolabile, nel senso sono due è un elemento, ci sono questi due luoghi dove per me è vitale proteggerli, è vitale accudirli, perché sono praticamente una sorta di, come posso dire, di elementi di spinta, propulsivi, una sorta di, come poterlo chiamare, di centrale nucleare, cioè dove io vado e mi carico, perché so quello che è un ambiente protetto. Io sono lì, c'è la mia energia, c'è l'energia dei miei maestri, dei miei animali totemici, dei miei simboli, e io lì ne prendo, mi rigenero, mi prendo quello che mi serve, la mia ricarica. Perciò lo spazio sacro è un altro degli elementi fondamentali per chi intraprende la via sciamanica. Trovo che lo spazio sacro sia la cosa più importante, dove veramente vieni a conoscerti. Assolutamente sì, assolutamente sì. Vedete, questi possono sembrare dei concetti banali, possono sembrare dei concetti che magari avete sentito più volte nei vostri corsi, nelle vostre esperienze, però c'è da dire che possono avere delle analogie. Per esempio, nel mio spazio sacro io mi metto in relazione con le divinità del luogo, non mi metto in relazione con divinità che stanno dall'altra parte del globo, perché quel mio spazio sacro vibra con una frequenza legata alle divinità del luogo. Per esempio, stasera, ve lo dico proprio in maniera spassionata, la divinità che ha deciso di manifestarsi è Taranis, con la pioggia, con le nuvole, che è una divinità proprio continentale di questo luogo, della zona cisalpina e transalpina praticamente dell'Europa, proprio dove vivo. Taranis, quello che molti considerano, potremmo legarlo a Zeus, no? Il dio del tuono, dio del fulmine. Taranis è il dio della pioggia, è il dio del fulmine, il dio del tuono, colui che investe la zona con la sua forza, con il temporale e con la pioggia. Perciò stasera noi ci siamo relazionati con questa divinità del luogo, con Taranis. Poi personalmente preferisco camminare e stare in mezzo alla natura da sola. Questo è un altro eccellente esercizio. Amo il mio spazio sacro, per me è un'esigenza interiore, condivido pienamente. Io sto bene quando vado nel bosco da sola, perché voglio godermi i suoni che poi ti portano tanta serenità e tranquillità. Certo, questo è un altro dei sensi che noi abbiamo poco sviluppato, perché nella città c'è sempre un rumore di fondo, il traffico, il chiacchiericcio delle persone, le automobili che passano, anche se ne passano poche, se vivete in una zona semiresidenziale, sono comunque rumori che in qualche modo offuscano i vostri sensi. Nel bosco percepite, c'è un silenzio diverso. Voi adesso, se foste qui insieme a me, sentireste la pioggia, però sentite anche che ormai è parecchio che piove, si sono create delle piccole pozze in giardino e ci sono
magari c'è un ramo dell'albero che ha assorbito più acqua e lì si è creata una piccola pozza e si sente che quando gocciola l'acqua fa un rumore maggiore. Poi ovviamente c'è la percezione dell'acqua che cade sull'ombrellone che mi sta riparando. E se faccio ancora di più attenzione, sento un altro rumore che è praticamente l'acqua che scende dall'ombrellone che si è inzuppato e praticamente con la pendenza dell'ombrellone si è fatto una sorta di canale su una falda dell'ombrellone e c'è l'acqua che praticamente scende proprio a goccioloni dietro di me. E ha creato, come vi dicevo prima, una piccola pozza qui vicino. Perciò questo aumenta la sensibilità. Prima, quando poco prima che cominciasse la trasmissione, c'era la civetta che era abbastanza lontana, ma si sentiva proprio un in città faresti fatica a sentire questi rumori. E questo ti dà la possibilità di aumentare sicuramente il livello di percezione. E questo ti aiuta anche la sensibilità dei tuoi, cioè il miglioramento della percezione dei tuoi sensi. Questo ti aiuta sicuramente anche a percepire un certo tipo di energie all'interno del tuo spazio sacro, una variazione di temperatura. Ecco, una delle cose importantissime, quando molto spesso, quando arrivano i maestri, quando arrivano gli animali totem, c'è una variazione di temperatura. E la percepisci, nel senso che quando hai intrapreso questa via, lentamente cominci a percepire anche queste variazioni che sono più sottili, no? E questo magari ti fa pensare, ma la sto vivendo veramente questa cosa oppure è una mia immaginazione? Dal momento che tu vedi questa cosa nella tua mente, la stai vivendo, non è qualcosa, non perché non si manifesta materialmente, anche se a volte si manifestano materialmente. Sono reali come il toccare questo tavolo davanti a me, come toccarmi. Allora. Poi rispondo ancora, io sto bene quando vado nel bosco. Ok, amo la mia voglia di estraniarmi da tutti. Dovrebbe essere un esercizio costante questo da fare, allontanarsi e stare con se stessi. Sentire anche proprio i propri sentimenti, i propri pensieri, cioè analizzarli. Perché soltanto in quel momento, perdonatemi. Anche se molto spesso ce la raccontiamo, ci diciamo anche le bugie a noi stessi. E questo è un grossissimo errore. La solitudine serve per non raccontarsi più bugie, per sapere quali sono le nostre percezioni, le nostre emozioni. E lì dobbiamo essere onesti con noi stessi. Non dovremmo più nasconderci dietro un dito. Ci dovremmo dire: ho sbagliato a fare quella cosa. Non dovevo dire quella bugia, non dovevo comportarmi in quel modo, e questo serve sempre per aggiustare il tiro, perché io parto dal presupposto che la via sciamanica vi dà la possibilità di aggiustare il tiro per migliorare l'andamento della vostra esistenza. È fondamentale questa cosa, fondamentale. Secondo me il Covid ci sta preparando a trovare lo spazio sacro. Non voglio toccare questo argomento, mi dispiace che abbiate parlato di Covid, non voglio toccare questo argomento. Il decidere di stare da soli deve essere una nostra piena libertà, l'essere distaccati da qualcuno deve essere una nostra decisione, deve essere il nostro libero arbitrio, non ci può essere imposto da nessuno. Il distanziamento sociale è una cosa orribilante, è una cosa orrida, è terrorismo vero e proprio verso la psiche delle persone. Non lo condivido, non lo accetto, mi dispiace se qualcuno di voi non sarà concorde con il mio pensiero e mi fermo qui con questa cosa. Poi, cavolo, ti vedo adesso, ci sono già da un po'. Ciao.
cosa simboleggia la civetta? La civetta rappresenta ovviamente una divinità femminile. Nel pantheon europeo ci sono diverse divinità legate alla civetta. Una di queste è Ceridwen, ma nella nostra tradizione qui in Italia la divinità si chiama Rosmerta. Rosmerta è legata proprio alla percezione che si ha nel buio, alla profezia, al poter leggere il futuro. È un simbolismo molto importante. Una delle divinità più antiche in Anna, il suo simbolo è la civetta. E ovviamente la Chiesa ha praticamente, anche se in qualche monastero ci sono le civette, perché sono simbolo anche questo di conoscenza, la conoscenza nascosta, la conoscenza al buio, e perciò dovete immaginare che il simbolismo della civetta è importantissimo. Poi un improvviso profumo. Sì, queste cose le dovete sviluppare il meglio che potete. Il meglio che potete. Rifacciamo un piccolo riassunto di quello che abbiamo detto. Perciò è cominciare a slegarci da quello che è il racconto dell'occidentale, che è slegato da tutte queste cose spirituali. Dovete immaginare, e scusatemi se siete cattolici e questo non può essere, la Chiesa ha contribuito molto a tagliare queste connessioni. Non che nella Chiesa e nelle ritualità e nelle cerimonie cristiane non ci siano degli elementi di sciamanesimo. Mi raccomando, cioè, queste cose non sono da escludere, ci sono e assolutamente ci sono. Poi avere il rapporto con il potere, cioè come far pace con il potere che è dentro di noi, come saperlo gestire, queste sono cose fondamentali. Cominciare ad adeguare, la nostra esistenza, le nostre aspettative, cominciare a pianificare quali sono le nostre priorità nella vita, il lavoro, la famiglia, i figli, noi stessi. Una cosa, ripeto, e questa è legata alla solitudine, stando da soli ci si conosce meglio. Fare vacanze da soli ci fa capire cosa ci piace e cosa non ci piace, perché purtroppo quando stiamo con le altre persone cerchiamo sempre di trovare un compromesso. Fate molta attenzione, pensateci a queste cose. Anche quando usciamo con gli amici, cerchiamo sempre di fare un compromesso con gli altri e molto spesso ingoiamo delle cose che non ci piacciono. E questo dovrebbe essere un aspetto invece che noi dobbiamo conoscere per poi, ovviamente, affrontare meglio nella propria vita. Allora, bella e interessante la diretta, ringrazio notevolmente. Invece cosa rappresenta se si vede una volpe? E lo sapete che la volpe, tutto quello che ci è stato detto finora è assolutamente vero. La volpe è legata all'astuzia, ma è legata anche alla giocosità, perché la volpe è un animale che gioca molto. È un canide che tende a scherzare. Poi è legato molto alla propria prole, ai propri cuccioli. Ma una delle principali abilità è proprio quella dell'astuzia, ma non sempre un'astuzia benevola, perché molto spesso le persone utilizzano l'astuzia per danneggiare gli altri. Perciò molto spesso la volpe ti può anche dire: stai attento a qualcuno, e poi non soltanto, dipende la volpe come la vedi. E infatti adesso sarà l'argomento della prossima volta, l'orientamento, perché dipendentemente da dove passa l'animale, da dove arriva, da dove va, è un'indicazione, perché le direzioni e l'orientamento sono legati a un certo tipo di forze, e questo però sarà l'argomento della prossima volta. Perciò vedere gli uccelli che vanno da una parte all'altra del cielo, dice ok, e poi quale uccello? Una cornacchia, un corvo, una poiana, un airone,
ognuno di questi ha un significato e un simbolismo, e vi posso garantire che non passano così per caso. E fateci caso, a volte quando vedete quei, a me almeno capita spesso, dei volatili che si affiancano proprio alla macchina e ti volano a fianco, oppure che ti passano. E guardate, mi è capitata un'esperienza qualche anno fa, mentre andavo con un amico in auto, un airone mi si è quasi spataccato contro il parabrezza, e per fortuna l'ho evitato. Ci ho pensato un po' e ho detto: questo è sicuramente un avvertimento, però poi ho lasciato andare. 6 o 7 minuti dopo, una pattuglia dei carabinieri ci ha fermato. Per fortuna, no, insomma, non ci ha fatto multa e niente, però era un avvertimento. Era un avvertimento. E mi rendo conto che poi, quando cominci a entrare nel flusso, tutte queste cose che ti stanno intorno ti parlano in continuazione. In queste zone dove vivo ci sono tanti cervi, caprioli, tassi, cinghiali, scoiattoli, ghiri, diversi tipi di volatili. Perciò, capite, i segnali sono continui, costanti, non si fermano mai. Poi, molto interessante questa diretta, piace molto ascoltarla, grazie infinite, e almeno per altre 8 volte ci sentiremo, almeno questa è l'intenzione. Sempre fatte vacanze da sole ed era fantastico, vedete che c'è qualcuno che condivide il mio pensiero. Raramente mi succede per pochi minuti, qualsiasi cosa che stia facendo, mi succede di sentirmi una grande serenità interiore e benessere, come se qualche entità benefica mi sia venuta a trovare. Beh, questa è una percezione decisamente particolare. Le gazze invece, guardate, una volta le gazze, quelle bianche e nere, qui se ne vedevano veramente molto poche, è un animale che vive di più al sud, nel sud Italia. E invece adesso sto vedendo già da diversi anni che prolificano notevolmente. Beh, la gazza prima di tutto è legata alla bellezza, e non soltanto alla sapete che la gazza gli piacciono gli oggetti che luccicano, no, è legata prevalentemente alla bellezza, all'armonia, ma anche all'intraprendenza. Proprio perché ha questa abilità di vedere le cose che luccicano e le cose metalliche e di portarsele via. Sì, oggi i corvi sui prati al di fuori del bosco. Il corvo, beh, adesso, anche se non me l'avete chiesto, ve lo dico, il corvo è il messaggero di Artù. Anche nella Bibbia il corvo non era visto come un animale malevolo, non era di certo la colomba che portava il ramoscello d'ulivo a Noè, era un corvo. Perciò era legato proprio ad essere il messaggero delle divinità. Invece la Chiesa poi ha praticamente traslato questo simbolo in simbolo malefico, come il gatto nero, insomma, legati a chi faceva stregonerie, ma essendo un animale totemico del continente europeo, proprio perché legato alle divinità pagane, ovviamente è diventato un simbolo malevolo. La farfalla che si poggia sulla mano, quale significato? Se vi dico la verità, nel senso che la farfalla quando si poggia su di noi possiamo dargli un'interpretazione del tipo si è poggiata su di me, non è sicuramente un segno malevolo, però la farfalla ha una percezione proprio dei feromoni, degli odori molto, molto particolare, perciò molto spesso quando ci si poggia addosso è perché ha un'attrazione di tipo chimico nei nostri confronti. La farfalla ha un significato molto, molto particolare anche nella nostra cultura. Anche la farfalla è legata a essere un messaggero, però delle
delle energie sottili, praticamente legate agli antenati. E questo è un aspetto che ci deve far pensare. Faccio un esempio che mi è capitato proprio, credo, una settimana e mezzo fa. Io sì, vivo nel bosco, ma è difficile che una farfalla ti entri in casa e che svolazzi per un po' e poi esca da sola. È veramente difficile che ci entri in casa. E poi una farfalla non consueta, di queste che si vedono solitamente qui, che ci sono quelle gialline o quelle bianche, una farfalla, non sono un intenditore di farfalle, è una farfalla di quelle molto colorate, arancioni, nere e gialle, perciò variopinta, è entrata, si è fatta un bel giro nel salone, è stata un po', penso che sia stato un paio di minuti buoni, perché poi ha trovato la strada con estrema rapidità, perciò non è che se sai come fanno le mosche che vanno contro il vetro, vogliono uscire, no, ha girato, si è fatto il suo giretto e poi se n'è andata. Poi, cosa vuoi dire quando ti incontri di fronte a una volpe, ma distante, che ti guarda e va via? Un'altra volta la stessa cosa, erano in due. Beh, il fatto che ti guardano, questo può essere anche un'indicazione che probabilmente quello è il tuo animale totemico. Quando ti guarda con grande intensità e ti guarda fisso negli occhi. Questo è sicuramente, io ho questa chiave di lettura. Ho avuto esperienze dirette di diversi animali, ma uno in particolare che però, vabbè, se un giorno ci vedremo ve lo racconterò, perché sennò diventa un racconto personale. Infatti il corvo è bellissimo ed è nero, anche se la tradizione europea dice che il corvo in passato fosse bianco, ma per il freddo si nascose in un camino. E da lì diventò nero perché disubbidì alle divinità. E da lì sono nere. Poi vi parlerò di una bellissima profezia più avanti, quando ci rivedremo. Centro abitato, stavo rientrando a casa, ci siamo guardate per un attimo e poi è sparita. Non c'è un tempo limite mi guarda tanto. Ovviamente se ti guarda tanto è garantito che quello sia il tuo animale, ti deve dire qualcosa di serio. Ma se ti guarda per un po', e poi se ne va, è una buona indicazione per far sì che quello sia il tuo animale totemico. Lo sparviero, vabbè, i volatili sono legati all'elemento dell'aria, perciò come vi dicevo, al pensiero, alle abilità, della nostra. Ovviamente è legato all'elemento dell'aria, alle divinità dell'aria. Questo è legato tanto all'osservazione. Perciò al guardare bene quello che ti sta intorno, dare molta attenzione alle persone che ti sono intorno e a determinate situazioni. Questo è assolutamente fondamentale. I ragni in casa, se vi dico questa cosa, poi leggo ancora le ultime due e poi vi lascio. I ragni in casa, poco tempo fa, circa un anno e mezzo fa, l'Università di Cambridge, se non ricordo male, ha decretato che che i ragni che si mettono in casa, negli angoli della casa, e vorrei farvi vedere quanti ne ho in casa. Infatti, io non amo uccidere neanche gli insetti, nel senso che cerco di metterli in un bicchierino e li metto fuori, perciò non, è una cosa proprio riprovevole. Lo faccio anche con le mosche. Sono diventato molto abile a catturare anche le mosche. I ragni si mettono in casa e negli angoli delle nostre stanze perché cercano l'amore. Infatti, molto spesso in quelle ragnatele che fanno negli angoli, poi custodiscono la loro prole perché è un ambiente ovviamente riparato, e allora cercano l'amore, ecco perché stazionano nelle nostre case. E da quel momento, quando ho saputo quella cosa, ho avuto una sorta di amore proprio sviscerato per i ragni di tutte le dimensioni. Veramente, questa cosa mi ha lasciato positivamente colpito.
riguardo ai ragni. Poi un'altra volta la civetta, mentre camminavo nel bosco nella parte sinistra, ho visto e mi stava poco distante. Cosa può significare sulla parte sinistra? Sicuramente qualcosa che ti doveva indicare una situazione legata a una realtà femminile. Perciò io adesso non leggo i vostri nomi, dovrei guardarli sulla chat, perché stranamente questa funzione non mi dà la possibilità di vedere le persone qui, però io non mi riesco a vedere neanche la diretta sul telefonino, perciò parlo alla persona che ha scritto questa domanda, perciò fare attenzione e dare attenzione a una realtà legata, se sei una donna, a una donna, se sei un uomo, ad una donna. Perciò una realtà con una situazione legata al femminile. Le api mi perseguitano, e si dice che le api seguano le persone regali. Se non ti pungono e ti seguono soltanto, probabilmente hai sangue reale. Lavoro in giardino, le farfalle mi vengono a trovare, ma insomma mi sembra che ci siano tutte cose assolutamente positive. Ultima, nella strada di montagna, la stessa sera ho trovato due civette, prima una e poi l'altra, ferme in mezzo alla strada. Dopo la mia inchiodata e dopo uno sguardo sono ripartite, e la terza mi è passata sul parabrezza. Tre in una serata, che può essere il messaggio? Beh, il 3 sicuramente è un numero benevolo. Il fatto, io prima ho raccontato il fatto del parabrezza che si schiantava quasi, doveva metterti allerta sicuramente di qualche situazione. Dovresti pensare dopo quella, e questo a cui non diamo mai attenzione, dopo che ci capitano eventi del genere, dovremmo dare attenzione quello che poi ci capita, e allora dovremmo cercare di trovare le connessioni da quella visione di quell'animale, cosa è accaduto dopo. E questo non è che poi dice, sai, è accaduto a 6 mesi di distanza, assolutamente no, cioè datevi un tempo, nell'arco di 3-4 giorni qualcosa deve capitare, perché non hanno dei lassi di tempo così slegati, vi vengono davanti, vi si pongono davanti, vi guardano e succedono delle situazioni, perché deve essere una cosa, come vi ho spiegato prima, mi si è fatta sul parabrezza, cioè, qualche centinaio di metri dopo, qualche un chilometro e mezzo dopo, c'era la pattuglia dei carabinieri. Cioè, capite che, voglio dire, non è che dovuto guarda, l'airone mi è andato sul parabrezza quasi che si schiantava, mi ha voluto avvertire, 6 mesi dopo, mi ha fermato la pattuglia dei carabinieri. No, assolutamente no. Cioè, doveva essere una cosa nel recente tempo futuro, 2-3 giorni da quell'evento, cosa ti è capitato? Analizza. Poi, mio papà era un apicoltore, e allora aveva sicuramente delle abilità, quella di parlare con le api. I piccioni li nidificano sul tetto di casa. Piccione è un animale come la tortola, lo stesso simbolismo legato alla coppia, alla famiglia, legato alla prole. Il cervo è l'animale, un animale regale, l'animale dei re. Il cervo è legato a determinate abilità della persona, alla sua, come posso, devo trovare le parole esatte, il cervo, come vi ho detto prima, è legato ai re, e l'animale è il re del bosco. Perciò tutto quello che è legato appunto alla regalità di una persona, vi voglio raccontare questa esperienza. E poi... ero sull'isola di Skye, sull'isola di Lewis, in Scozia, che è vicino all'isola di Skye, vicino la capitale Stornoway. Ero con un'amica che è andata tantissimi anni fa
a imparare all'Università di Aberdeen storia celtica. Lei poi si è laureata, ha preso il dottorato e si è trasferita definitivamente nei paesi anglosassoni. E la accompagnai perché faceva parte di una delle associazioni che avevo creato anni fa, e andammo sull'isola di Lewis per visitarla, e di notte abbiamo dormito in un bed and breakfast completamente isolato, dove c'erano solo ed esclusivamente pecore, e verso mezzanotte abbiamo deciso di uscire, di andare a vedere l'isola di notte, e siamo andati su un promontorio. Dopo un po' che stavamo lì, insomma, a vedere le stelle, perché ovviamente non c'era inquinamento come la città con le luci, c'era un cielo stellatissimo, serenissimo, proprio terso, veramente si vedeva tutta la Via Lattea, uno spettacolo incredibile. E dopo un po' di tempo che eravamo su questo promontorio con il mare di fronte e tutta questa stellata sopra la nostra testa, vedemmo in lontananza una luce molto forte nel cielo, come se ci fosse una stella esplodesse. Così. Ah, dico, guarda che è particolare questa cosa che ci è accaduta. Dopo qualche minuto, dopo 2 o 3 minuti, questa cosa si ripete, pom, di nuovo questo bagliore nel cielo. Dopo ancora qualche minuto, ancora una volta. Allora dico, sai che facciamo, Alice? Andiamo in quella direzione, vediamo un po' che succede lì. Andiamo. In Scozia le strade, specialmente sulle isole, sono a monocorsia. Ogni 70-80 metri c'è una piazzola sulla destra e una piazzola sulla sinistra per permettere alle macchine di potersi praticamente immettere. È un doppio senso alternato, in poche parole. Arriviamo alla fine di questa stradina e c'era una rotonda dove c'era la possibilità, finita l'isola praticamente, finita la strada, arrivavi, giravi la macchina e dovevi ritornare indietro perché l'isola era finita, era praticamente una piccola scogliera, poi ci siamo resi conto la mattina successiva. Il tempo di girare la macchina su questa rotonda per invertire la marcia, perciò una cosa di 5-6 secondi, non di più, ci ritroviamo un cervo maschio con un palco di corna enormi di fronte a noi, fermo sulla strada, con questi due occhi neri come la pece, un naso nerissimo, però non guardava noi, era praticamente con il corpo... con il sedere verso sinistra e la testa verso destra. Dopo qualche secondo si gira, ci guarda, non so quanto sia passato, un minuto, minuto e mezzo, noi gelati dentro la macchina, si gira con la testa verso sinistra, da fermo fa un balzo e salta uno steccato e va via. Siamo rimasti lì, penso, 6 o 7 minuti senza proferire parola e non ci siamo neanche guardati in faccia, non ci siamo neanche parlati più. Io ho rimesso in moto la macchina, siamo andati nel bed and breakfast, siamo entrati in camera, ci siamo messi a dormire, non ci siamo più detti niente, siamo stati in silenzio. La mattina dopo aver fatto colazione, siamo ritornati sul posto a vedere di trovare qualcosa che ci indicasse se era passato di lì, e abbiamo visto che al di là dello steccato che lui aveva saltato c'era sabbia e c'era il mare a 30-40 metri. Bene, non abbiamo trovato nessun tipo di impronta, niente, abbiamo guardato per circa un centinaio di metri facendo su e giù per accanto allo steccato per vedere se trovavamo impronte, ma non c'erano impronte di questo cervo che avevamo visto. Abbiamo chiesto ai locali se c'erano cervi o cose e ci hanno detto che sull'isola di Lewis i cervi non ci sono. A questo il significato che ho dato a questa storia è che sicuramente il cervo per ambedue era il nostro animale totemico.
E quello che io ho sentito con quella visione è stato che eravamo sulla strada giusta, perché era già da anni che avevamo intrapreso questo sentiero legato allo sciamanesimo. E posso dire che il cervo è un animale che vi dà la possibilità di essere centrati, è l'animale del re, perciò stimola e sviluppa le capacità delle persone ad essere regali. A essere più centrati, ad essere più, non mi viene l'aggettivo da descrivere, essere più, io quando dico aspetto regale dovrebbe spiegare tutto. Vi dovete sentire re, dovete prendere coscienza di quello che siete. Questo mi viene da dire. E poi ha altri tipi di simbolismo. E se ci sarà data la possibilità, quando ci incontreremo, potremo sviluppare nuovamente e capire meglio certi simbolismi sugli animali totemici. Piccioni, Torre, grazie di avere la diretta, arrivederci alla prossima il 13 ottobre, esatto, Anna, sì, 13 ottobre, grazie, una diretta, abbraccio, oh, perfetto. Signori, io vi ringrazio infinitamente, grazie per avermi accompagnato in questa prima puntata dello sciamanesimo del continente europeo. Sciamanesimo è appunto spiritualità del continente europeo, ma ovviamente ci sono legami anche con le altre discipline sciamaniche del nostro pianeta. Grazie ancora per essere stati con me, vi auguro una felice notte, ci vediamo il giorno 13 di ottobre. Ancora grazie, un saluto.
Allora, interrompilo.